Buona giornata, prima edizione del TV giornale di Telestense di questo lunedì 3 ottobre. Tante le notizie come sempre. Intanto faremo un bilancio del Festival di Internazionale che si è concluso ieri, 3 giorni che hanno portato a Ferrara tantissime persone, ma parleremo anche di argomenti legati all'ecologia, un'iniziativa chiamata Sea and River Day, iniziativa di Plastic Free che in particolare ieri ha coinvolto il comune di Fiscaglia. E ancora torneremo sul flash mob di sabato scorso al Parco Urbano, spostare il concerto di Bruce Springsteen è quello che è emerso da questo messaggio. Parleremo anche di Coldiretti a Milano. Ieri si è concluso l'appuntamento che ha visto anche Ferrara protagonista, prospettive e battaglie future tra i temi che sono emersi. E poi spazio allo sport, intanto cominciando dal basket. Ieri c'è stato il ritorno, la prima giornata di campionato del club che purtroppo non ce l'ha fatta contro Udine, 75 a 59 il risultato a favore dei friulani, ma parleremo anche di Ferrara, capitale del football americano, e ancora di un commento della sconfitta della SPAL di sabato scorso, appunto, contro il Genoa. In particolare sentiremo la conferenza stampa tenuta da Mister Venturato. Cominciamo però subito parlando di internazionale. Ultimo giorno ieri per un festival che è tornato in piena presenza, tantissime le persone, ma tutto il resto lo vediamo nel servizio. Il Festival di Internazionale, dopo l'edizione online del 2020 e quella con restrizioni dell'anno scorso, è tornata con un successo di pubblico nella città che da 16 anni lo ospita. Ferrara sold out in centro oggi, un crescendo di presenze dopo una prima giornata venerdì caratterizzata dalla pioggia. 3 giorni di eventi, dibattiti, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop con giornalisti da tutto il mondo sui grandi temi dell'attualità, dall'economia alla politica alla cultura. Per 160 ore di programmazione, 200 ospiti da 30 paesi, oltre 30 incontri e 10 workshop, questi i numeri di Internazionale a Ferrara, la pace al centro di questa edizione. Sabato, tra i vari appuntamenti e iniziative, Internazionale si è dimostrato solidale con le proteste in Iran. I diritti delle donne ci riguardano tutte, ha detto la giornalista Valeria Manieri al termine dell'incontro L'energia delle donne nell'ambito del festival a Palazzo Naselli. Crispi, che insieme ad altre colleghe ha tagliato una ciocca dei suoi capelli in segno di vicinanza alle rivendicazioni in Iran. Internazionale a Ferrara è solidale con le donne iraniane, ha commentato Chiara Nielsen, direttrice del Festival di Internazionale. Si chiude la 16ª edizione del Festival Internazionale a Ferrara, un festival che è ritornato a essere una grande festa di piazza con tantissime file davanti ai luoghi dove si tengono gli eventi, tantissimi giovani. Ancora una volta il mondo si è dato appuntamento nelle strade della città di Ferrara con l'attualità internazionale che tutti conosciamo raccontata dai suoi protagonisti. E innanzitutto chiaramente la guerra in Ucraina che ha visto giornalisti ucraini e russi confrontarsi, ma anche tanti altri personaggi che ne hanno parlato da diversi punti di vista, ovviamente l'Iran che conosciamo tutti in questi giorni, che è stato raccontato da alcuni artisti e scrittori, e poi dopo l'Italia, i risultati delle elezioni commentati dai giornalisti stranieri, e infine il Brasile che è andato al voto e che ben presto capiremo che cosa, se volterà pagina o meno. E questo è stato un weekend dedicato alla sensibilità ambientale con Plastic Free Onlus, tornata con il Sea and River Day, evento nazionale che ha coinvolto 250 comuni dedicato alla pulizia dei fiumi e dei mari, e sulle spiagge e sulle rive di tutta Italia il grande appuntamento annuale dedicato alla pulizia del territorio ha avuto l'obiettivo di rimuovere dalla natura plastiche e rifiuti abbandonati vicino alle nostre acque, nonché sensibilizzare la coscienza nazionale su questo tema. Le immagini che vediamo ci arrivano dal comune di Fiscaglia che ha partecipato all'iniziativa con i volontari di Plastic Free. Sabato mattina si è svolta una passeggiata ecologica aperta a tutti, in particolare a famiglie, giovani e bambini, per vivere una bella esperienza di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente. Bella giornata di sole e di raccolta nella frazione di Migliarino, dove si sono ritrovati una trentina di volontari motivati e partecipi per onorare la giornata dedicata al mare e ai fiumi. Proprio sul Po di Volano si è concentrata la raccolta rifiuti, sia sulle sponde che dall'acqua. Con gli amici volontari del Canoa Club Amici del Fiume Migliarino che hanno recuperato con non poca fatica parecchi sacchi di rifiuti domestici gettati in acqua da incivili. Sono stati recuperati una quarantina di sacchi tra vetro, plastica indifferenziata, alcuni ingombranti e tantissimi mozziconi. In tutto sono stati stimati un paio di quintali, appunto di questi oggetti che non andranno più a inquinare il mare.
Intanto Plastic Free era uno dei tanti soggetti presenti al flash mob di sabato pomeriggio al Parco Urbano. Cambiare location al concerto di Bruce Springsteen, questo appunto è il grido emerso da questo flash mob del comitato chiamato Save the Park. Li vediamo. Erano circa 200 le persone, secondo gli organizzatori, che hanno partecipato al flash mob per dire no al Parco Urbano come location del concerto di Bruce Springsteen che si terrà il 18 maggio del prossimo anno a Ferrara. Diversi attivisti ambientalisti si sono dati appuntamento al Bassani per manifestare organizzando girotondi ed esponendo cartelli come Save the Park, nome inglese scelto per la petizione portata avanti da 3 mesi da questi ferraresi che a domenica aveva superato le 40.000 firme digitali raccolte. L'obiettivo dei proponitori è arrivare a 50.000 firme. Flash mob organizzato tra gli altri da Legambiente, Lipu, Italia Nostra e Plastic Free. L'aeroporto di Ferrara è maggiormente indicato per ospitare un evento di tale portata, dicono i manifestanti, i quali sostengono che un concerto con decine di migliaia di persone potrebbe provocare gravi danni all'ecosistema del Parco Urbano di Ferrara. E adesso apriamo la pagina dedicata alla sanità, parliamo di Covid, situazione stabile dopo l'aumento dei contagi nei giorni scorsi, ma c'è una leggera crescita della pressione ospedaliera. Vediamo. Sono 217 nuovi positivi nel ferrarese. L'aggiornamento in Emilia-Romagna registra quasi 2.800 nuovi casi e oltre 1.600 nuovi guariti. Invariati i ricoveri in terapia intensiva a livello regionale, lieve incremento nei reparti ordinari Covid emiliano-romagnoli. In tutta l'Emilia-Romagna si registra una persona positiva al Covid deceduta, un'ottantenne del Ravennate. Rimanendo in ambito sanitario, parliamo di un ecocardiografo donato alla Casa della Salute di Porto Maggiore ed è stata siglata la convenzione tra Associazione Cardiotrapiantati e azienda USL per il comodato d'uso. Il servizio. Nuova collaborazione tra l'azienda USL di Ferrara e l'Associazione Cardiotrapiantati Italiani sezione Stefano Frighi di Porto Maggiore per implementare i servizi di specialistica ambulatoriale di cardiologia alla Casa della Salute di Porto Maggiore. È stata siglata una convenzione per il comodato d'uso gratuito, durata di 10 anni, di un ecocardiografo nell'ambulatorio di cardiologia della Casa della Comunità Portuense in Via De Amicis. Un'apparecchiatura importante a supporto dell'attività cardiologica, questo strumento, finora utilizzato unicamente a beneficio degli associati ACTI, viene ora condiviso con l'USL. La cerimonia di consegna dell'ecocardiografo si è svolta mercoledì alla presenza, tra gli altri, del sindaco del comune di Porto Maggiore Dario Bernardi, del direttore del distretto sud-est Roberto Bentivegna e del presidente dell'associazione di Porto Maggiore Mirko Guernieri. Un giorno a settimana, il mercoledì, sarà dedicato esclusivamente ai soci ACTI nell'ambito dell'attività di monitoraggio periodica svolta nell'interesse dei propri associati, mentre il resto della settimana l'apparecchiatura sarà a disposizione del personale dell'USL nell'ambito dell'ordinaria attività clinica. L'ecocardiografo è indispensabile per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie cardiache. E torniamo ad occuparci adesso del villaggio Coldiretti a Milano, dove anche Ferrara è stata tra i grandi protagonisti, un appuntamento di livello nazionale, e testimone ne è stata la prima uscita pubblica dopo la vittoria alle elezioni di Giorgia Meloni, probabile futura premier. Folta la delegazione di agricoltori di Coldiretti Ferrara, ma cosa lascia questo appuntamento che traccia prospettive future e in cui è stata lanciata una battaglia cara all'Associazione degli Agricoltori? Vediamo le interviste. Sono state trattate le tematiche che per noi in questo momento qui assumono un carattere di fondamentale importanza. Si è parlato di fertilizzanti, si è parlato di un giusto equilibrio tra il paese Italia e quelle che sono le condizioni europee, si è parlato molto molto profondamente del rapporto che ci deve essere sempre sulla sostenibilità ambientale, ma assolutamente parallela a quella economica. Abbiamo bisogno, nella fattispecie, nella nostra Ferrara, di tornare
tornare a produrre in maniera buona, in maniera sicuramente sostenibile, con tutte le garanzie sulla sicurezza alimentare, però abbiamo bisogno di avere prodotto. Quindi si è parlato anche di autosufficienza alimentare, si è parlato di una condizione per la quale non dobbiamo dipendere dall'estero, perché poi dopo se dipendiamo da paesi terzi, poi dopo le nostre imprese si trovano sempre in difficoltà, e questa schizofrenia anche sull'aumento dei costi di produzione e dei prezzi, specialmente dell'energia, porta a un certo scoramento. Quando si perde la fiducia, quando si perde la speranza, poi è molto facile chiudere le imprese, e se chiudiamo le imprese, chiudiamo le aziende nell'agroalimentare, perdiamo la storia del nostro paese, perdiamo tutte quelle condizioni per le quali da quando siamo nati ci hanno sempre voluto scimmiottare quello che è il bel paese, il Made in Italy. Le petizioni che sono partite oggi, chiaramente la prima quella contro la carne sintetica. Sì, la carne sintetica è il dramma del futuro, sicuramente. Pensare che da una cellula costruita artificialmente, che pare detta da loro che non inquina, che in realtà invece usa molta acqua ed è un grosso inquinatore con l'anidride carbonica in atmosfera, non è sicuramente la risposta del prossimo futuro. Noi ci contiamo, manteniamo la nostra distanza, faremo sicuramente una grande battaglia, così come lo è stato in passato con l'OGM, e ne siamo usciti vincenti. Ne sono ancora più convinto oggi di essere vincente anche su questo tema. Ripeto, occorrerà grande fiducia e grande voglia di fare una grande battaglia per questo. E parliamo adesso del rifiuto organico prodotto nei punti di ristorazione, che servirà alla produzione di biometano e compost nell'impianto ERA di Sant'Agata Bolognese. Gli oli vegetali esausti si trasformeranno in biocarburante idrogenato e si studieranno migliori materiali da utilizzare in alternativa alla plastica monouso. Questo ed altro prevede l'intesa firmata in settimana tra un'impresa cooperativa italiana della ristorazione collettiva e il gruppo ERA. Vediamo. Con questa intesa, che ha la durata di 3 anni, vengono avviate collaborazioni su progetti specifici. Uno, lotta allo spreco alimentare, recuperando i pasti non consumati nei punti di ristorazione di Cheerfood. Vengono valorizzate scarti alimentari e non rifiuto organico che viene recuperato e utilizzato per produrre biometano, che è un vettore energetico al 100% rinnovabile, e compost nel nostro impianto di Sant'Agata Bolognese. Oli vegetali esausti per produrre biocarburante. Oggi stiamo vivendo dei cambiamenti molto importanti, un'età molto complessa, in cui siamo costretti come imprese a domandarci che cosa possiamo fare di più. È chiaro che le imprese da sole possono fare tanto, e stiamo già facendo tanto, ma è importante anche cercare di massimizzare questo impegno attraverso un lavoro corale fra aziende, fra istituzioni, cittadini, e l'accordo di oggi, a mio avviso, ha proprio questa finalità, nel senso di due imprese che fanno mestieri diversi, ma che sono attigui, e quindi proprio nella fase in cui si incrociano è giusto che collaborino e che si completino per cercare di ottenere i risultati maggiori, proprio in ottica di economia circolare, ma non solo. E adesso apriamo l'ampia pagina sportiva del lunedì, cominciamo dal basket. Ieri nel tardo pomeriggio il club purtroppo non ce l'ha fatta nella prima partita di campionato contro Udine, 75-59 il risultato a favore dei friulani, ma sentiamo i dettagli dal servizio. È vero, avevamo chiesto una cosa sola, di dare tutto. Ti dirò, sul meno 5 lì, con un po' di inerzia, abbiamo fatto un pensierino di portarli fino alla fine. Peccato che l'ingenuità, invece di andare meno 3 ti puniscono subito, ma le grandi squadre non ti perdonano. Sapevamo che potevamo soffrire in balzo, sono grossi in tutto per tutto, e si è visto anche sul campo. I secondi tiri hanno fatto il vantaggio della prima parte, dal 39-30 era solo di 8 punti dei secondi tiri loro. A metà campo, a un certo momento ti sembrava che giocavano due squadre allo stesso livello, e questo è già tanta roba per noi, che non sembravamo inferiori nella circolazione, come 20 assist era dimostrazione, potevano essere a 25 se all'inizio eravamo troppo tesi, sbagliamo 3 layup,
clamorosi con i nostri migliori giocatori. Le percentuali, un po' per merito di loro, ma sì, i due americani e Campa abbiamo giocato al 36%, merito è sempre, la verità è a metà, è in mezzo. Comunque, ti dirò, esco con una sconfitta, ma potevi anche rompere le ossa con una squadra, contro una squadra del genere. E prendiamo quel di buono che abbiamo fatto, sappiamo che il lavoro da fare ancora c'è, qualcuno più indietro degli altri anche a livello fisico, però la squadra ha avuto un'intensità importante, quando era da lottare non si è tirato indietro, abbiamo messo il corpo e abbiamo risposto alla loro fisicità in maniera importante, e portiamo di buono questo e subito ci resettiamo, perché la trasferta domenica è un altro scoglio importante. Hanno vinto di 30 a Ravenna senza un americano ancora, mi sa, e vuol dire che incontriamo un'altra squadra. Però da lunedì, da domani, iniziamo subito a analizzare e lavorarci bene tutta la settimana per cercare di essere sempre meglio man mano che passano i giorni. Questo dunque è coach Spiro Lecca, ma vi anticipo che questa sera torna Basket In, quindi prima puntata come sempre alle ore 20 su Telestense dopo il TV giornale. Parliamo adesso invece di un altro sport importante, perché nel 2024 Ferrara sarà ancora la capitale italiana del football americano dopo 10 anni. Vediamo. La finale 2024 del campionato italiano di football americano tornerà a Ferrara dopo l'edizione di 10 anni prima, quella del 2014, in cui vinsero il Super Bowl tricolore per la prima volta i Siemens Milano battendo Parma per 33-3. L'annuncio è stato dato in una conferenza stampa al Glass City Metro Park della città statunitense dell'Ohio, a cui ha partecipato anche il sindaco di Ferrara Lanfabbri, il console Allegra Maestrocchi, il presidente delle Aquile, il team ferrarese Raffaello Pellegrini e i vertici italiani della FIDAF, la Federazione Nazionale di American Football, presente anche il primo cittadino di Toledo, città statunitense con cui Ferrara è gemellata e che il prossimo 1 luglio del 2023 ospiterà la prossima finale scudetto del football americano Made in Italy. Sarà la prima volta che una città americana ospiterà il Super Bowl italiano. Il sindaco Fabri ha sottolineato come l'attenzione e la visibilità della finale in terra americana nel 2023 potrà essere trainante per l'edizione 2024, dando di fatto un'esposizione internazionale alla città anche in questo campo, ha aggiunto il primo cittadino. La finale a Ferrara, che tornerà così come detto nella città estense dopo 10 anni, sarà disputata allo Stadio Mazza il 6 luglio 2024. L'operazione ha già avuto l'ok e il supporto del presidente della SPAL, Gio Tacopina, che si è detto felice di ospitare l'evento al Mazza. E proprio del Mazza parliamo adesso, perché torniamo ad analizzare la sconfitta della SPAL di sabato scorso, 2-0 appunto per il Genoa. Ovviamente se ne parlerà sempre su Telestense questa sera alle 21 nel corso di Lunedì Sport, ma a questo punto vediamo le conferenze stampa che hanno coinvolto l'allenatore Venturato e il difensore Celia. Credo che siamo partiti molto bene, i primi 10 minuti abbiamo fatto tenuto il Genoa nella loro metà campo, siamo riusciti a costruire anche qualcosa di positivo, dopo siamo un po' calati, siamo indietreggiati, abbiamo dato campo e abbiamo commesso qualche errore tattico che ha permesso al Genoa di prendere un po' in mano la partita, no? In quel momento non siamo stati bravi a mantenere un po' di attenzione, perché abbiamo subito una situazione nel quale Genoa ha calciato in porta e Alfonso ha fatto una parata di piede e abbiamo subito gol. Credo che non abbiamo concesso altro al Genoa, perché poi l'unico tiro che mi ricordo è il passaggio indietro di Zanellato, che poi ha fatto gol al 90esimo. Questo è quello che... Però sicuramente credo che possiamo fare molto meglio, abbiamo la capacità di riuscire a tenere un po' di più la palla, a stare un po' più alti, a essere più incisivi negli ultimi 30 metri, sono cose sui quali stiamo lavorando con attenzione. Però oggi il Genoa è stato più bravo a sfruttare quelle situazioni che
gli abbiamo concesso o nell'ultima occasione gli abbiamo regalato. Sicuramente sapevamo il valore dell'avversario, una squadra che potrebbe giocare tranquillamente in Serie A per i valori che ha all'interno, però l'abbiamo vissuta come al solito, mettendoci sempre al 100% con l'atteggiamento giusto e creando meno sicuramente rispetto alle altre partite, rispetto a mole di gioco e occasioni, però sicuramente una sconfitta che brucia, che fa male per come è arrivata, perché anche quando loro tenevano il pallino del gioco non abbiamo mai dato segni di cedimento. Rimane una prestazione col quale siamo riusciti a mantenere in equilibrio la partita, però siamo in grado, credo, di poter fare qualcosa in più dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, e questo è un aspetto sul quale credo dobbiamo maturare consapevolezza dei nostri mezzi e delle nostre capacità. Mi dispiace aver interrotto dopo il quinto risultato utile consecutivo, mi dispiace aver perso in casa con un pubblico straordinario come quello di Ferrara, però dobbiamo essere bravi a mantenere equilibrio e soprattutto essere in grado di riprendere la settimana a lavorare con grande caparbietà e con grande attenzione per affrontare le prossime due partite, che sono due partite fuori casa con squadre molto importanti. E questo era il nostro ultimo servizio, quindi vi ricordo ancora il lunedì sera di Telestense, alle 20 Basketin e alle 21 lunedì Sport, mentre invece il nostro TV giornale torna alle 19.30. Grazie dunque per averci seguito e a tutti buon proseguimento di giornata.